Buonasera dalla press area dell'ottava edizione di Shortini Film Festival. Ci troviamo qui con Michele Di Dio, autore di Quello che rimane, un documentario sulla vita e anche sulla morte di Paolo Borsellino, ma in realtà un documentario che racconta attraverso le voci di molte persone che hanno vissuto il momento della sua morte una serie, una catena, se vogliamo, di brividi, di emozioni assolutamente personali. Buonasera Michele Di Dio, quanto conta l'emozione? Quanto conta l'aspetto emotivo nella lotta alla mafia? Conta parecchio, certo, è un argomento che va trattato con estrema lucidità, estrema freddezza, e chiaramente poco spazio deve lasciare l'emozione, ma quando si tocca il ricordo di persone come Paolo Borsellino, come Falcone, non può non avere uno spazio determinante e forte, appunto, l'emozione, è ovvio, questo sì. Ma nella lotta alla mafia deve prevalere invece il ragionamento assolutamente freddo, assolutamente pianificato e forte, di contrasto, quel contrasto che la lotta alla mafia necessita. Com'è nata l'idea di produrre questo cortometraggio? L'idea nasce da un gruppo di persone che poi sono le persone che hanno collaborato tecnicamente a questa produzione, che insieme hanno deciso di autofinanziarsi, autoprodurre questo lavoro, in occasione di un momento importante per noi siciliani, e cioè l'intitolazione dell'Aula Giustizia in seno al Parlamento Europeo a Bruxelles. Allora, questo momento estremamente importante, estremamente forte, quest'aula intitolata a Falcone e a Borsellino, per noi ritenevamo che non dovesse andare così, ecco, doveva avere un momento di valorizzazione, un momento di un omaggio soprattutto, e noi abbiamo elaborato il nostro personale omaggio a Paolo Borsellino. E infatti il video ha avuto l'unico momento pubblico, è stata la proiezione appunto in seno a questa intitolazione a Bruxelles, il video è stato proiettato proprio lì il 4 dicembre del 2013, il giorno in cui hanno intitolato l'aula a Falcone e a Borsellino. Una celebre frase di Paolo Borsellino viene ricordata nell'ambito del cortometraggio. La frase era questa: noi arrestiamo i padri, voi educate i figli. Quanto conta, a suo parere, nella lotta alla criminalità organizzata, in generale l'aspetto educativo, che sia Falcone che Borsellino, la cui importanza sia Falcone che Borsellino hanno sempre sottolineato? Sì, conta tantissimo. Non a caso nell'ultimo mese Paolo Borsellino, nonostante tutti gli impegni, nonostante l'attività onerosissima di indagine, lui riusciva a trovare spazi incredibilmente importanti per incontrare i giovani, ed era felice di incontrare i giovani, non saltava neanche un invito, partecipava a... Con un entusiasmo incredibile, si soffermava e trasferiva loro valori importanti. Lui era convinto che la lotta alla mafia dovesse partire appunto dalla formazione, da una formazione consapevole, una formazione doveva partire appunto sin dalle prime classi, ed era in questo è un profondo assertore. Questa frase viene rivolta ad un capo scout Giulio Campo della GESCI, che rivolse ad un certo punto a Paolo Borsellino: ma noi come educatori, come scout, cosa possiamo fare? E Paolo Borsellino, in quell'ambiente così, lo ricorda anche Giulio Campo nel film, in quell'ambiente asettico, triste, austero, come è appunto l'ambiente tipico di un tribunale, con seraficità disse: voi fate gli educatori, educate i figli, che noi arresteremo i padri. Questa frase è rimasta appunto nell'immaginario collettivo a Palermo, per chi ha in un qualche modo studiato questi fatti e queste storie, un passaggio importante, nodale nella storia
di Paolo Borsellino. Negli ultimi decenni molti giornalisti e anche molti documentaristi si sono impegnati nel racconto del fenomeno mafioso, penso ad esempio agli storici reportage di Pippo Fava o di Gio Marrazzo. In questi anni com'è cambiato il linguaggio, com'è cambiato lo stile di narrazione di questo fenomeno? Sì, lei ha citato giustamente due grandi personaggi che nell'ambito dei sistemi visuali hanno detto delle cose importanti, così come per esempio nella saggistica Giuseppe Carlo Marino, che ha elaborato una sua dei saggi importantissimi sul fenomeno mafioso in Sicilia. E noi siamo partiti proprio da questo aspetto. Riscontriamo una certa stanchezza nella comunicazione visuale relativa alle questioni mafiose o antimafiose. Abbiamo riscontrato un linguaggio logoro, riscontriamo un linguaggio logoro, un linguaggio che non fa più presa e che non incide più, per cui uno dei motivi che ci ha in un qualche modo visti uniti insieme tutti quanti rispetto a questa produzione era proprio quello di elaborare un linguaggio diverso che potesse incidere ancora di più, che potesse far presa sui ragazzi, che potesse catturare l'attenzione dei ragazzi. Quindi volevamo ragionare su un qualcosa che stesse in mezzo tra documento e spettacolo, tra virgolette, proprio perché siamo consapevoli del fatto che il ricordo mnemonico sta in un qualche modo sbiadendo nella coscienza collettiva. E non volevamo ricordarlo attraverso il classico linguaggio del giornalismo d'inchiesta, ormai vecchio, logoro stantio, appunto, come non vorrei ripetermi, ma lo dico perché è purtroppo probabilmente il problema principale del documentarismo di questo tipo in questo momento. E allora abbiamo cercato di riproporre questi ricordi utilizzando i linguaggi della videoarte in maniera delicata, credo, e anche, come dire, contenuta come forma espressiva, ma volevamo restituire il dramma che molti di noi 20 anni fa sconvolse le coscienze, e abbiamo cercato di farlo restituendo proprio tutti quei luoghi che sono rimasti nella coscienza collettiva del popolo siciliano. Grazie mille Michele Di Dio per il suo intervento qui alla press area di Shortini Film Festival e buona prosecuzione con il festival. Grazie, grazie, grazie.